stare integrata in questo, che vuole toccare una mano, che vuole dare una mano, che vuole dare un contributo. Credo che il contributo sia una cosa utile per tutti. Penso che sia una cosa utile per tutti perché il centrodestra in questi anni ha perso molti milioni di voti. E il fatto che li abbia persi vuol dire che è necessario ricostruire un rapporto di fiducia con il centrodestra e forse è utile che la ricostruzione di questo rapporto di fiducia non sia soltanto un lavoro autoreferenziale interno ai partiti, ma che sia un lavoro non contro i partiti, ci mancherebbe altro. Io credo nella politica e credo nei politici, specie quelli che hanno voglia e hanno energia per cambiare l'Italia. Però penso che nello stesso tempo la politica, se si apre, ha delle possibilità di crescere. Se si chiude in se stessa, rischia di perdere il contatto con la realtà. Ecco, quello che dobbiamo fare oggi è questo. Quindi il lavoro che noi continueremo nelle prossime settimane sarà un lavoro di contenuti su dei temi e territoriali. E quindi tutti voi, ovviamente, sarete molto importanti nella costruzione di questi contenuti. Tante persone oggi avrebbero voluto parlare. È solo l'inizio, ci sarà tanto tempo del lavoro da fare. E ci sarà, credo, sono sicuro, che avremo l'opportunità di avere nel giro di qualche mese un vero e proprio programma di governo da fornire ai cittadini italiani. Perché loro si sentano sicuri. Si sentano sicuri, lo dico anche alle comunità internazionali, lo dico ai mercati. Non è vero che in Italia c'è una sola alternativa. In Italia ci sono due alternative valide, serie, importanti, possono dare un contributo al Paese. Sono due alternative, certo, in questi giorni vedrete in modo forte, profondo, qual è la nostra profonda differenza con il centro-sinistra. Ma sono due forze politiche che si competeranno nei prossimi mesi sullo scenario politico italiano, ma il centro-destra rappresenta la vera opportunità per far ripartire, per far crescere questo Paese. E tutto il mondo e tutta l'Europa ha bisogno che l'Italia torni a crescere. Ha bisogno che l'Italia esca da queste politiche gradualiste che non hanno cambiato il nostro profilo di crescita, che da vent'anni, guardate oggi il caso del centro-sud di Confindustria, tengono un paese fermo. Noi non possiamo più permetterci di avere questo paese fermo, la situazione è drammatica. Alla situazione drammatica non si può rispondere con un po' di ottimismo di facciata. Alla situazione drammatica bisogna invece rispondere con ricette nuove, idee nuove e energie nuove. E quindi questi due giorni saranno due giorni molto importanti, ma soprattutto sarà molto importante il lavoro che faremo nei prossimi mesi. E quindi è molto importante l'adesione che avete dato, l'adesione che avete dato anche dando la vostra mail, dando il vostro contributo, se potete anche il vostro piccolo contributo economico perché ci autofinanziamo. E credo che ci sia importante. E allora, credo che questa strada sia una strada che ridà energia a tutti quanti noi. Abbiamo bisogno di avere energia. Abbiamo bisogno di avere la nostra energia per poter uscire da questa crisi profonda in cui vive il nostro Paese. E quindi io vi ringrazio solo per essere stati qua, vi ringrazio per la partecipazione di questi giorni, ringrazio tutti gli importantissimi relatori che vedrete oggi e domani, e ringrazio la gente per il lavoro che sta facendo. Grazie a tutti.